Ciao ragazzi, è arrivato l'ordine che ho fatto su vulanshop24.de. Ci sono due contenitori in alluminio per dispositivi radio per montaggio in esterno, IP65, un po' di adattatori, un po' di connettori, quindi vi faccio vedere quello che è arrivato. Iniziamo a aprire la scatola del Gold Alu Box. Vediamo cosa c'è dentro. Questa è una placca in metallo. È in alluminio, non è ferrosa, questo è un magnete, vedete non si attacca, quindi questa è una placca in alluminio. Mettiamo un attimo da parte. Questo è il contenitore sempre in alluminio, vado sempre con il magnete, come vedete non attacca. Si presenta molto bene, almeno esternamente. Andiamo ad aprirla al volo. Meglio. Allora, intanto vi faccio notare questa chicca, che le viti di chiusura sono dotate di una piccola molla e sono contenute, quindi non cadono. Poi sullo sportello che si va ad aprire, che si nota un materiale di alluminio presso fuso, c'è un bellissimo R a 360 gradi, speriamo che si noti abbastanza bene. Quindi direi che la tenuta agli agenti atmosferici è garantita. Poi al suo interno, all'interno della confezione, cosa troviamo? Troviamo questi tappi che sicuramente servono per chiudere gli ingressi che non saranno utilizzati. Ci sono dei passaparete, ci sono dei distanziali, andiamoli ad aprire. Senza aver scaricato l'istruzione, sicuramente questi, questi adattatori servono per poter montare questa lamiera di alluminio isolandola dal resto della struttura. Quindi sono forniti questi adattatori maschio femmina con il dadino. E ci sono, come abbiamo detto, i tappini che hanno questo diametro, il passacavo, la piastra si monta in questo modo, quindi noi possiamo andare a staffare all'interno i nostri dispositivi. Vediamo se riesco a toglierlo adesso. Facciamo così. Ok. Quindi avremo montato la nostra piastra all'interno, ben staffata. Raccolgo un po' tutto il materiale che mettiamo qui da parte. Dopodiché andrà chiusa stagna con tutte le predisposizioni per i collegamenti, quindi l'entrata uscita Ethernet, l'entrata uscita antenne varie, tutte sul lato inferiore. Un piccolo dadino. Poi c'è un pratico kit di staffaggio a palo e parete. Andiamo anche qui a vedere il contenuto. Quindi giriamo la scatola e troviamo questi fori, queste asole filettate. Le piastre si montano in questo modo,
avremo il nostro, la nostra bella staffa per il palo e il collare ad U che si monterà in questo modo. Quindi ne abbiamo ben due, una sul lato superiore e una sul lato inferiore. Con i dadini andremo a stringere il collare ad U e tutta la nostra scatola stagna potrà essere montata su un palo, magari all'esterno di un balcone, di un tetto, dove è più pratico. Bene, insieme alla bellissima scatola da esterno ho fatto arrivare questo connettore che integra un jack Ethernet. Da questa parte abbiamo il classico plug categoria 5 RJ45 e da questa parte abbiamo la possibilità di andare a montare, a crimpare, diciamo, i fili direttamente sull'adattatore, un po' come i frutti a parete per intenderci. E questo utilissimo connettore ci permette di poter portare all'interno della scatola, vedete, dall'esterno un cavo Ethernet che potrebbe essere un cavo che integra anche l'alimentazione PoE all'interno della scatola e mantenere il collegamento stagno portando sia dati Ethernet sia alimentazione PoE, come dicevamo, all'interno della scatola. Poi nello stesso ordine ho fatto arrivare anche una versione differente. In questo caso abbiamo, come vedete, il connettore RJ45 all'interno, ma già integrato e stagnato, diciamo, protetto sull'esterno uno spezzone di cavo, sull'interno uno spezzone di cavo con già il patch maschio all'interno. Quindi in questo caso noi andremo a montare, diversamente da quello che abbiamo visto prima, andremo a montare il nostro connettore in questo modo. Questo, per esempio, per montare questo dovremo allargare un po' il foro, però lo andremo a montare in questo modo. Questo starà all'interno, questo passa a parete con il pressacavo, starà all'esterno, quindi andrà montato in questo modo. Questa è la guarnizione che andrà imbattuta sulla parete. In questo modo potremo avere un'alimentazione PoE, quindi Ethernet più alimentazione da questo lato in ingresso, con la spina all'interno protetta dal pressacavo e un piccolo spezzone di cavo con un RJ45 da poter portare agli apparati. Comunque direi che tra le due soluzioni probabilmente questa nel nostro caso è la più pratica, in quanto ci ritroviamo ad avere, come vedete qui, il plug che comunque rimane dentro e il pressacavo esterno a protezione della linea di entrata. Quindi probabilmente in questo caso è più pratica l'installazione, possiamo andare a fare il cavo della lunghezza che ci serve e completare l'installazione. Poi, oltre a queste componenti, sono arrivati gli altri passaparete con pressacavo molto semplici. Questo è un PG9, quindi adatto ai fuori che sono previsti nel case. Con questi possiamo uscire per esempio con l'antenna radio, oppure con l'antenna wifi, l'antenna 3G, insomma quello che serve. E poi ci sono questi pratici tappi di vari diametri che serviranno poi per sigillare, magari con l'ausilio di silicone oppure un po' di resina sigillante di alta qualità, potremo andare a sigillare i tappi che non utilizziamo, i fori che non utilizziamo, e garantire quindi la tenuta stagna della scatola.
Comunque la scatola si presenta davvero molto bene, ripeto, c'è questo O-ring a 360 gradi, e quindi la scatola molto capiente, la tenuta direi che è assolutamente garantita, mi sembra ben fatta e il prezzo è anche adeguato, quindi ve la consiglio assolutamente. Ciao ciao a tutti quanti, ora si monta.